cretino, o ci fai? No, io sono nato proprio così. Ti ho dato tutte le possibilità, sei riuscito a combinarmi solo guai. Adesso stai qui a lavorare con me, cammina. Guarda. C'è tutto pulito, ecco. Gli devi dare solo la spolverata, capito? Sì. E poi una bella sistemata in ordine alfabetico. Senti, comunque io ho già parlato col direttore. Sì. Capito? Ti devi far apprezzare. Così divento capo ufficio subito. Comunque il signor direttore è un uomo all'antica, capito? Quindi lui odia i sindacalisti. E fa bene. Gli assenteisti. Giustissimo. E gli uranisti. Beh, se... Capito? L'ura? Gli uranisti. Ah, ho capito, quelli che si urinano addosso negli uffici. Io l'ho letto, l'ho visto questo fatto alla televisione. Ma quello non è colpa loro, povera disgraziata. C'hanno una distroptopsia ai reni, chiede. No, no, no. Gli uranisti sono i froci, nel linguaggio nobile. Vuol dire frocio. Ah, uranisti vuol dire frocio? Sì, sì. Non lo sapevo. Oh. Giustamente il direttore odia i richiusi. Certo, certo. E com'è che tu lavori qua da 3 anni e non se ne accorto che tu sei un po'? Ma sto scherzando, che te? Non fare lo scemo, su! Sei sempre in cazzetto. Fare lo scemo, io non sono scemo, io leggo, sai, altro che scemo. Specialmente sul fatto dei gay, mi sono documentato molto, sai. Dunque, Ricchione si divide in 2 grandi categorie, i maschi e le femmine, che sono gli unisex. Sì. In inglese sex appeal. Poi ci sono, sì, gli attivi passivi e riflessivi, sarebbero i pediatri, lo sappiamo tutti. Sì. E poi c'è la categoria direttamente quella che è proprio femmina, sai, quelle che si travestono, i travertini, no? Sì, i mattoni forati. Senti, adesso me ne devo andare, sai? Sì. Sì, sì, me devo assentare un momentino, anzi se telefono a mia moglie, gli devi dire che ho comprato le scarpe per zia Adelina. Zia Adelina? Capito? E mi raccomando, non mi devi toccare la scrivania. Ma ne frega a me della tua scrivania, devo lavorare qua. Oh, ciao. Ciao. Sì. Questo mi piace. Hello? Ufficio di Gautano Baudoffi. Pronto, sono Marisa. Ah, ciao Marisa, sono io Pasquale, sto dando una mano a tuo marito, sto lavorando. Aspetta, non ti ha detto delle scarpe? Sì, sì, me l'ha detto, stanno qua, le scarpe di zia Adelina. Sì. Che numero sono? Non lo so questo. Devo guardare? Sì, guarda, va. Adesso guardo, eh. È numero... Numero, non c'è scritto. Che numero c'hai? Io? 42. Perché? Provamele per piacere. E che c'entro io? Devo provare io la scarpa da femmina? Ma sì, fammi con questa cortesia. Va bene. Un momento, eh. Scusa un attimo che mi sto incasinando con... Che mi senti? Allora, tutte le sei infilate? Come ti vanno? Come ti vanno? Come mi va, stretch? Come mi deve andare? Sarà 37, 38, non lo so. Tienle per un po' di tempo. E perché? Così me le allarghi, no? E io te le devo allargare? Sì, sì, te e tutte e due, capito? Va bene, va capito? Bene, adesso metto anche l'altro. Buongiorno, direttore. Buongiorno, direttore, buongiorno. Buongiorno, direttore. Allarga, allarga. Questi saranno 5 numeri meno, che allargo. Ah, come fanno queste maledette femmine a camminare su sti tremboli? Vabbè che quelle spulettano, quindi evidentemente fanno un movimento sussultore e ondulatore. Sussultore. Però viene pure carino così il movimento. E allora ci hanno... Buongiorno. Sono il cugino di Gaetano. Il cugino o la cugina? No, la zia, cioè la zia di Gaetano, ha mandato un paio che io devo allargare. Nel mio ufficio non tollero uranisti. Ah, ma lei è il direttore? Per l'appunto. Scusi, allora è meglio che chiariamo. Io stavo appunto dimostrando che le... quando c'è questo movimento... Non mi interessa quello che sta facendo. E la finisca con questo scandalo. Ma mi dia almeno il tempo di chiarire, no? E se n'è andato. E io ti pareva che mi andava bene a me. Mi dovevano scambiare, pure per il chiore mi dovevano scambiare. Pure la chiave in mano mi doveva rimanere.
ancora lei. Mi scusi, io stavo solo guardando se... Ma non c'è niente da guardare qui. No, no, chiariamo, siccome l'acqua la scarpa... Se ne vada e si vergogni, turpe, guardone, laido. Laido non me lo può dire, sa, perché io vado a messa ogni domenica mattina, anche se lei si legge l'Osservatore Romano. Via! Comunque, chiariamo che... Se ne vada! No, non ci sono alternative. Questa a me mi ha scambiato direttamente per Ricchione. A me, che mi chiamavano lo statuffo del tavoliere. Inordine alfabetico, Gaeta, che mi ammazza a me. Abbracciala. A sua moglie? Sì. Non si permetta. Ha detto di no. Abbracciala! Abbraccio. Giù le mani, porco! Insomma, che devo fare? Mettetevi d'accordo. Abbracciatevi! Io mi abbraccio, Così. Fermi, non vi muovete, Ecco, e adesso, per constatare il fragrante adulterio, vi chiudo dentro e sapete che cosa faccio? Vado a chiamare i carabinieri! E adesso sai cosa faccio io? Vado a chiamare la polizia! E io che faccio? Vado a chiamare i pompieri? Mannaggia! Lei sa che noi teniamo soprattutto ad una cosa, e lei garantisce la moralità del suo personale. Il nostro personale è uno specchio. Uno specchio che riflette le tre virtù cardinali della nostra agenzia: serietà, disciplina, moralità assoluta. Signor direttore, mi perdoni, sa, io capisco che tutte le circostanze sono a mio sfavore, ma guardi che io non sono evanista, nel modo più assoluto, perché, cioè, io stavo lì tranquillamente, e lui, l'uomo che mi è venuto addosso a me, no? Io ci ho detto, che viene addosso a me? Vedo se tua moglie, ma, perché era la moglie che, no, nel momento del ringulo. Signor direttore, mi scusi, sa, io voglio chiarire che, arrivederci, eminenza. Adesso ho capito che genere di personale avete. Buongiorno. Meno male che ho ritirato il mio vestito dalla tintoria. Vieni, infilateli. Volevo proprio vedere a te al posto mio io. Che facevo? Uscivo nudo? Qualche cosa dovevo rimediare, no? Forza. Ah! Che è successo? Che è sta cosa? Un chiodo? Ah. No, sono i soliti spilli. Mi brucia. Mannaggia, che c'è proprio un bello spreco. Mannaggia. Rimani così, eh? Sì. Rimani così, che vado a cercare un po' d'acqua. Ma tutto a me. Mi brucia. Non esisto più. Fuori!